Ma quindi anche le celebrità vengono arrestate? Ma ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica. Oggi parleremo di alcune famose celebrità che sono state arrestate per davvero, mica sono angeli. Per quanto possiamo stimare qualche persona importante e per quanto possa sembrare amichevole, nella sua vita privata la situazione potrebbe essere anche l'opposto. Quindi se siete curiosi di vedere qualcosa di nuovo anche oggi, mi raccomando passate a fare un giretto sul mio canale Telegram di sconti, primo ufficiale, e partiamo subito. Robert Downey Jr. Chi è? Devo proprio dirvelo. Beh, è diventato famoso per aver recitato nel film su Charlie Chaplin nel 1992, dove era appunto il mitico attore di film muti, e viene nominato all'Oscar al miglior attore, al Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico e vince il suo primo premio BAFTA al miglior attore protagonista nel 1993. Oggi è riconosciuto specialmente per la sua partecipazione in Avengers, dove per molti ha recitato in modo sublime la parte di Tony Stark, dal primo film fino all'ultimo. In effetti non era male. È anche un uomo di cuore che ha donato molti soldi in beneficenza e si è messo il costume di Iron Man nella vita reale per portare felicità negli ospedali, ma anche lui ha avuto una piccola, importante disavventura con la polizia. Tra il 1996 e 2001 è stato arrestato per problemi di droga, diverse volte per di più, e ogni volta era finito in riabilitazione, ma non funzionava mai. Pensate che mentre andava di aula in aula per tornare in libertà doveva perfino girare dei film. Da alcuni era stato licenziato e altri è riuscito a completarli prima di passare ben 3 anni presso una struttura riabilitativa in California. Grazie alla moglie, alla famiglia, allo yoga e alle arti marziali è riuscito a superare tutto nel 2003 e diventare l'uomo che oggi conosciamo. Bruno Mars. Lui invece è un cantante di fama mondiale che non ha bisogno di grandi presentazioni. Ha venduto più di 140-150 milioni di singoli in tutto il mondo e il suo patrimonio netto è di 175 milioni di dollari. È uno dei cantanti più pagati e ricchi, quindi è facile intuire che siano usciti un po' di scandali. Tutti vorrebbero sapere i suoi retroscena e alla minima cosa i giornalisti si fiondano. Come nel famoso caso del 2010 a Las Vegas, dove è stato arrestato per possesso di droga. A settembre di quell'anno, dopo un'esibizione all'Hard Rock Hotel e Casino, è stato trovato nei bagni del backstage da uno degli agenti di sicurezza della struttura mentre usava appunto queste sostanze. È stato arrestato e poi rilasciato. Disse di averlo fatto in un momento di debolezza e visto che era a Las Vegas voleva solo divertirsi. Justin Bieber. L'idolo di molte ragazze e anche ragazzi è rimasto coinvolto in più cose durante la sua vita. Al debutto sembrava contento del successo ottenuto, ma le persone che lo odiavano erano troppe. E questo spesso lo portava a deprimersi, arrivando a un punto in cui si è dovuto prendere una pausa da tutto. Proprio durante questi tempi ha cominciato a fare cose sconsiderate. A soli 19 anni è stato bloccato mentre guidava la sua bellissima Lamborghini, quando aveva ingaggiato un garino con una Ferrari. Il problema non era solo quello, era anche ubriaco. Per fortuna né lui né altri si sono fatti male. Ovviamente anche quello che guidava la Ferrari è stato bloccato. Da allora ha imparato una piccola lezione. Pensate che qualche giorno prima di quell'evento si era messo anche a tirare delle uova al suo vicino, che guardava dal balcone e lo filmava mentre eseguiva il gesto. Bill Gates. Non parleremo sempre dei soliti attori e dei soliti cantanti, ma anche di imprenditori come per esempio Bill Gates. Per chi non lo sapesse, è quello che vi ha permesso di utilizzare un sistema operativo che si aggiorna ogni 2 giorni, quasi senza motivo, fregandovi mezza banda di connessione. Proprio così il creatore di Microsoft. Proprio così il creatore di Windows. Non sto qua a raccontarvi tutta la sua storia, ma a dirvi solo quando è stato arrestato e perché. Anche uno degli uomini più ricchi del mondo ha avuto bisogno di tanto in tanto di sfogarsi, e lo faceva in gioventù con la sua Porsche. Per ben 3 volte aveva superato il limite di velocità ad Albuquerque, in Nuovo Messico. Le prime 2 volte lo avevano lasciato andare, anzi la prima semplicemente con un avvertimento, la seconda con una multa, eppure non sembrava aver imparato la lezione. E così la terza hanno proceduto all'arresto. Doveva piacergli davvero tanto quella Porsche. Matthew McConaughey. Mi è venuta pure la tosse per pronunciarlo, è diventato famoso per l'incredibile quantità di film a cui ha partecipato e ovviamente per le sue doti di recitazione. Più volte ha mostrato un talento fuori dal comune, anche solo come personaggio secondario. Oltre al solito Oscar come miglior attore, ha avuto anche delle vittorie come sex symbol, facendosi inserire nelle classifiche degli uomini più belli del mondo più volte durante la sua carriera. Ma come tanti altri ha avuto un piccolo momento oscuro, forse più di uno, ma stavolta ci concentreremo sul suo arresto. Verso le 3 di mattina nell'ottobre del 1999 era completamente fatto e nudo e stava suonando il bongo.
Il tutto in casa sua, ma i rumori molesti davano fastidio ai vicini che hanno chiamato la polizia. Questi ultimi hanno trovato dell'erba e lo hanno arrestato per rumori molesti, ovviamente. E prima di continuare, piccolo quiz. Come si chiama l'attore che interpreta il ruolo di Thor nei vari film Marvel? Fatemelo sapere in un commento che scriverò in primo piano e andiamo avanti. Shia LaBeouf. Beh, diciamo che lui ormai è molto noto per essere un po' strambo. Ehi, se si è normali non è un mondo abbastanza bello da vivere, o no? Eppure a volte ha esagerato un pochino con le stramberie, finendo sui giornali e in TV spesso e volentieri. I suoi casi di arresto sono tanti. Prima di tutto è diventato famoso per aver recitato in Constantine insieme a Keanu Reeves, film davvero bellissimo che vi consiglio di vedere. Da allora è stata una scalata al successo continua, fino a essere considerato uno dei giovani attori di Hollywood più potenti di tutti, con un'influenza senza confini. Transformers è stato il momento più alto di Shia, che però, come detto prima, ha avuto dei problemi seri. Nel 2007 era stato arrestato perché si rifiutava di lasciare un negozio, ma tra gli arresti più famosi possiamo parlare di quello avvenuto in un bar a Vancouver, in Canada, dove un tizio l'aveva offeso dicendo che era colpa sua se Transformers La Vendetta del Caduto non aveva avuto successo. Per concludere, nel 2015 ha avuto problemi di alcolismo camminando in modo molto goffo per le strade e borbottando forse frasi complottiste, mentre attraversava la strada senza considerazione. I passanti avevano chiamato la polizia per la sua sicurezza. Michael Jackson. Anche l'ormai defunto re del pop ha avuto un paio di problemi con la legge, forse anche più di un paio. Dire che è stato uno degli uomini più importanti del mondo non è un'esagerazione. Nel 1997, per esempio, un sondaggio lo ha eletto per davvero uomo più famoso del pianeta. Non c'era una sola persona che non lo conoscesse. È famoso anche per il suo radicale cambio di colore della pelle, da nero a bianco a causa della vitiligine, sottoponendosi a varie chirurgie estetiche. Forse in pochi sanno che ha cominciato nella band dei suoi fratelli, prima come percussionista, per poi crescere sempre di più, così tanto da staccarsi dai The Jackson 5, questo il loro nome, e diventare un solista, ottenendo il suo primo successo con Off the Wall, che vendette addirittura 15 milioni di copie in pochissimo tempo, diventando l'afroamericano ad aver venduto di più. Comunque, tornando al suo arresto, non so cosa sia successo davvero e non mi interessa sinceramente, non sono qua a fare il detective. Ma nel 2003, dopo che venne mandato in onda il famigerato documentario Living with Michael Jackson di Martin Bashir, venne arrestato con accuse molto gravi. In un punto della pellicola si poteva vedere Jackson mano nella mano con Gavin Arvizio, allora tredicenne malato di cancro, e il cantante ammise di aver condiviso con lui la stanza da letto, ma non il letto. Questo portò a non pochi problemi. Più avanti sembra le cose siano state messe a posto, scoprendo addirittura che la madre del bambino aveva truffato molte persone utilizzando il problema del figlio, e Michael potrebbe essere stato vittima anche lui di queste cose. Winona Ryder. Ha ottenuto la fama internazionale nei primi anni 90 con film quali Edward Mani di Forbice, ma sicuramente molti di voi la conosceranno più per Stranger Things, grazie alla quale ha ricevuto la sua terza nomination ai Golden Globe. La sua infanzia non è proprio stata al massimo, era tormentata dagli altri ragazzini e ragazzine a causa dell'aspetto, soprattutto a causa del suo modo di vestire molto maschile. Addirittura a 12 anni è stata picchiata da molte ragazze in un bagno perché l'avevano scambiata per un maschio con modi femminili che stava provando a spiarle. Per questo e altre cose ha sviluppato una forma di cleptomania abbastanza grave. Per quanti soldi potesse avere, era tosta trattenere la voglia di rubare e prendere cose ancora più costose. Nel 2001 venne arrestata per taccheggio nei grandi magazzini di Beverly Hills, Saks Fifth Avenue. Dentro la borsa aveva capi d'abbigliamento per un valore di $4,000 e delle sostanze illegali. Venne condannata a 3 anni di libertà vigilata, $10,000 di multa e 480 ore di servizio di volontariato, insieme a un trattamento di consulenza psichiatrica obbligatoria. Ad oggi, grazie alle medicine, riesce ad andare avanti e dare del suo meglio nella recitazione. Wiz Khalifa. Altro cantante di fama mondiale importante come pochi. Per chi non lo conoscesse, ha collaborato alla canzone See You Again in onore di Paul Walker di Fast and Furious nel 2015. A soli 15 anni era così bravo che uno studio chiamato ED Labs non gli ha fatto pagare alcun prezzo per registrare. Quindi per un periodo è riuscito a fare musica senza spendere un solo soldo perché credevano in lui al 100%. Già da allora si sapeva sarebbe diventato qualcuno. Qualcuno che a volte ha avuto piccoli problemi con la legge. Era stato arrestato in un aeroporto in Texas dove dopo i controlli hanno trovato un po' di cannabis. La cosa strana è che gli avevano lasciato tenere il cellulare con cui si è pure scattato un selfie in cella. Solo più tardi sembra gliel'abbiano sequestrato. Fatto strano, ma vero. Natasha Lyonne.
La famosissima attrice di Orange is the New Black non è nuova al carcere. La sua parte nel film non è stata scelta a caso. Nel 2001 è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Diceva di avere dei seri problemi, in realtà, con alcol e altre cose. Spesso e volentieri dava fastidio ai vicini facendo cose che è meglio non dire e rumori molesti. A detta sua era ridotta ad uno straccio. La sua vita era davvero orribile, ma per fortuna ha avuto sostegno da amici e parenti, che l'hanno tirata su convincendola a riabilitarsi. Per questo motivo era la più adatta a recitare la parte della ragazza dipendente da sostanze nel famosissimo telefilm Netflix. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.